Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Robot Rumble 2. Allora ragazzi, mi ha fatto veramente un enorme piacere leggere nei commenti sotto al primo video che in tantissimi di voi si ricordano appunto della mitica serie di Robot Wars, passata poi appunto successivamente con il nome di BattleBot. Tra l'altro ho scoperto proprio in questi giorni che non solo qualche stagione la potete recuperare su Netflix, ma anche su Sky. Quindi se qualcuno di voi ha anche Sky e si vuole recuperare qualche stagione, la potete trovare e ve lo consiglio, insomma, se non l'avete mai vista, perché è una serie veramente molto molto divertente se amate, insomma, le battaglie tra robot. Allora ragazzi, io mi sono cimentato perché, come vi ho detto, mi sta intrippando particolarmente questo gioco. Mi sono cimentato anche nella costruzione di robot, non è questo quello che ho costruito, quest'oggi vi faccio vedere appunto quanto è dettagliato e incredibilmente preciso appunto l'editor del proprio robot. Ne ho fatti due in realtà, perché ho iniziato con il primo, che ho chiamato White Shark, che è questo qua, robottino con uno spinner e una sega verticale, anzi due spinner e due seghe verticali per la precisione, piccolino perché pesa solo tra virgolette 72,8 kg, quindi insomma dimensioni particolarmente ridotte, però abbastanza agile e veloce. E poi ne ho fatto un altro perché si sta intrippando anche Alessandro, mio figlio, quindi io gli ho fatto la parte, diciamo, elettronica, perché ci sto un po' prendendo la mano, e poi lui ha curato l'estetica e tutto, e l'ha voluto chiamare Red Bird, con un peso decisamente maggiore, perché stiamo parlando di un robot da 128,9 kg, dotato appunto di un rullo dentato che ovviamente gira orizzontale, posto diciamo sulla parte anteriore, quindi veramente veramente figo. Poi gli ha messo questi occhi, insomma, là è messo lui tutti questi spuntoni laterali, eccetera eccetera, quindi molto molto caruccio. Ve li faccio vedere, così vi faccio vedere anche un attimino l'editor che non vi avevo mostrato l'altra volta. Questo è appunto il nostro robot sul tavolo da lavoro. Naturalmente si parte scegliendo lo chassis, quindi scegliendo la base, potete farla della forma che volete, poi andrete successivamente a decidere i materiali, il colore, eccetera eccetera. E poi qua veniamo a tutta la parte, diciamo, un po' più complicata, ovvero tutta la parte elettronica. Adesso qua abbiamo la decalcomania dello squalo che sposto un attimino, così vi faccio vedere un attimo meglio com'è appunto l'interno del mio robot. In questo caso è alimentato da quattro motori, con ovviamente le ruote che escono, diciamo, dal sotto del robot. In questo modo i motori mi restano, diciamo, riparati. Poi ha due motori che vanno ad alimentare questa cinghia, questa trasmissione una cinghia che appunto mi serve per l'arma principale. Il tutto alimentato appunto da due batterie grosse da 48 volt, e altre piccoline invece da 22.2, che appunto vanno ad alimentare, diciamo, il resto dell'elettronica. Qua ci sono tutte le schede che appunto vanno a interfacciarsi con i motori e con questo cosino qua, che sarebbe l'arice trasmittente, questo qua è l'RC receiver, che è quello del telecomando fondamentalmente, da cui poi per l'appunto si dipanano tutti i vari canali. Vi faccio infatti vedere lo schema elettronico, che è questo qua, quindi questo è il nostro ricevitore con 8 canali, e da qua partono appunto i vari motori. Questi due sono i due motori, diciamo, nel senso sono i due controlli elettronici che vanno appunto poi ad agire sui motori di sinistra per quanto riguarda questi, e questo sui motori di destra, mentre questo centrale è quello appunto che comanda i due motori dedicati all'arma principale. Come vedete abbiamo delle batterie lipo da 22,2 volt, che appunto mi servono per andare ad alimentare l'arma principale, mentre invece i motori sono alimentati da due batterie SLA da 48 volt ciascuna. Quindi insomma, come vedete, l'editor è veramente dettagliatissimo. Poi ovviamente abbiamo il test per poter provare il nostro robot. Abbiamo un test in esterna, adesso vado ad attivare per l'appunto l'arma principale, quindi abbiamo dei barili, diciamo, in pietra su cui possiamo andarci a schiantare, piuttosto che dei mattoni, e quindi vabbè, possiamo
possiamo fare qua i nostri test, oppure nella parte interna dove fondamentalmente abbiamo questa sorta di mini arena e possiamo creare una cassa da 100 kg per vedere il nostro robot come appunto si va a comportare con un ostacolo di questo tipo. Io devo però alzare un po' l'arma perché mi sbatte per terra, quindi ok, vi faccio vedere subito perché l'ho modificato rispetto a come l'avevo fatto all'inizio, quindi vi faccio vedere subito già come andiamo a poter modificare per l'appunto il nostro robot. Ah, poi gli ho messo dei LED luminosi con la luce azzurra sotto, sia dove c'è l'arma principale sia sotto lo chassis, quindi insomma anche questo devo dire che è volato via un pezzo, non so per quale motivo. Ok, ho visto volar via un pezzo, ma non so di che cosa. No, no, vabbè, per il resto adesso è tutto a posto. Ok, non va più a sfregarmi per terra la mia arma principale. Allora, io ho scelto una batteria, anzi due batterie, come avete visto, mi vanno a alimentare i motori dell'arma principale. Sono persino troppo potenti, infatti vedete come traballa il robot, perché rispetto al peso per l'appunto del mio robot sono persino troppo questi motori. Adesso che mi si è rotta tra l'altro una delle due armi principali, resettiamo, ma non ho capito cos'è che mi salta via, c'è un pezzo che mi salta via ma non ho capito che cos'è, fatemi controllare un attimo perché bisogna sempre controllare che tutto sia a posto. Ah no, ma forse il pezzo qua della decalcomania. Sì, ok, mi sa che mi saltava via la decalcomania, credo, vediamo una... Sì, infatti era la decalcomania, ok. Dicevo, ma che strano, c'è qualcosa che mi salta via. Comunque dicevo, quindi ovviamente bisogna sempre fare attenzione al voltaggio delle batterie, al peso, alla stabilità del robot, insomma è veramente veramente stradettagliato. Infatti vedete qua, questa è la scelta di tutti i motori che abbiamo a disposizione appunto per le ruote, quindi abbiamo quelli grandi, piccoli, di varia potenza, singoli, doppi, quadrupli, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Stessa cosa per le ruote, quindi pneumatici, abbiamo tutti i vari sistemi, abbiamo le trasmissioni, quindi quelle normali, quella cinghia eccetera eccetera, quindi insomma possiamo veramente sbizzarrirci come meglio vogliamo, per non parlare poi della parte dedicata alle armi, dove abbiamo veramente l'ira di Dio, da questi spunzoni agli spinning, quelli che appunto ho messo io, quindi a due punti, a tre punti, a un punto singolo, a quattro, insomma ce n'è veramente una quantità esagerata di armi. Abbiamo addirittura anche il lanciafiamme, che non ho ancora capito come attivarlo. Adesso poi appena ci riesco gli aggiungerò anche un bel paio di lanciafiamme sul davanti al mio robot, perché secondo me ci stanno assolutamente. Ok ragazzi, allora proviamo contro questo, che è comunque molto più grosso di me lo stesso, però diciamo che non dovrebbe essere particolarmente pericoloso, almeno l'arma che ha è una specie di sollevatore con un martello posto sulla parte superiore. Così vi faccio anche vedere ragazzi le arene nuove, questa è la prima, sì. Veramente sì. Molto molto bella. E proviamo il nostro White Shark, vediamo un attimino come se la cava, anche se sì, questo è non è pericolosissimo, però comunque fa parecchio male, quindi questi... Olla! E però il mio si raddrizza, però quantomeno il mio riesce a raddrizzarsi, ma la stazza non mi permette, vedete, di fargli chissà quali danni, cioè gli vado addosso a tutta velocità, ma lui riesce addirittura a... insomma, ribaltarmi e a non subire praticamente danno, nonostante abbia l'arma alla massima velocità. Adesso però, tra l'altro, una non funziona, quindi devo vedere se riesco a fargli qualche danno, ma ne dubito. Aia, madonna, mi fa malissimo. No, del mio, ragazzi, devo aumentare assolutamente la stazza, perché veramente, veramente così è troppo... troppo piccolino, troppo leggero assolutamente, e non va bene, non va bene questa cosa, perché non riesco a essere incisivo coi danni, vedete? Devo provare a tirar via le due seghe circolari e lasciare solo, come si dice, solo gli spinner, perché effettivamente quando l'avevo provato, perché le seghe circolari sono una modifica che ho fatto dopo, solo con gli spinner faceva più danno, effettivamente faceva più danno. E invece con queste due seghe laterali non è particolarmente incisivo a fare danno, quindi adesso ne ho solo una funzionante, per cui non ce la fa più a rialzarsi. Quindi no, mi è morta anche l'arma primaria. Niente ragazzi, mi è morta anche l'arma primaria. Vediamo con il robot di Alessandro, sempre contro questo, se invece riusciamo a fare un po' più di danno. Quello insomma come stazza è decisamente
più cazzuto di me. Peraltro voglio così anche farvi vedere l'altra arena, sempre moddata, sempre che ho scaricato appunto sul Discord della community, così almeno vi faccio vedere un po' tutte le varie cose che non vi ho fatto vedere per l'appunto nel primo episodio. Poi naturalmente metterò appunto i robot e partiremo insomma con le battaglie un attimino più serie. Ok, con questo dovrei fare decisamente più danno in teoria, e riesco anche a spingerlo addirittura con questo, questo ha una stazza che è decisamente più forte. Vedete, sì. Sì, pensavo di fargli più danno, eh? Ok, adesso qualche scintilla sta arrivando. Pensavo di fargli decisamente più danno, ma invece no. Ok, madonna, ma è incastrato. Ci siamo incastrati con gli aculei. No, però non mi sto più muovendo, non so perché. No, il problema è che quello di Alessandro con il discorso del movimento. Devo trovare una soluzione per il movimento, perché fa decisamente più fatica. Sì, fa decisamente più fatica a muoversi, quindi è un po' un problema, per cui devo riuscire assolutamente a cambiargli, diciamo, la locomozione, perché comunque o mi ha spaccato qualche gomma, ma mi sembra strano che mi abbia già rotto qualcosa, perché comunque non è che mi ha fatto chissà quale danno. Lui adesso è stato beccato da sotto dagli spunzoni, vediamo se andandogli contro col cilindro rotante riesco a fargli qualche danno, ma non ce la faccio più a girarmi, ragazzi, non riesco più assolutamente a girarmi. Ecco, grazie che mi ha girato lui, ma non riesco a fargli danno, purtroppo, ragazzi, non riesco a fargli danno. L'arma primaria mi funziona, adesso che l'avevo quasi bloccato, però sì, lui ha capito che non riesco a girarmi, e quindi mi sta portando in giro un po' dove vuole nell'arena. E purtroppo non riesco a fargli danni, non c'è verso di fargli qualche danno, e non mi sto più muovendo. Proviamo a farla ripartire un attimo, ma ho paura che il sistema di movimento dei robot vada messo assolutamente a punto, perché adesso mi si muove anche abbastanza bene, e dopo quando inizia a prendere qualche colpo che abbiamo un po' di difficoltà a girare, fondamentalmente a sterzare, quindi non vorrei che utilizzandolo o non va bene come batteria, perché mi si scaricano subito. Vedete, già adesso non mi si gira praticamente più, riesco ad andare solo avanti e indietro e con ben poca velocità, quindi sì, c'è proprio un problema. Ecco, siamo finiti dentro tutte e due, perfetto, c'è proprio un problema alle ruote che devo assolutamente sistemare, però vabbè, mi è servito assolutamente come test. Comunque io ci tenevo in questo video a farvi vedere la parte del workshop, e poi vabbè, queste sono le prime creazioni, diciamo, che faccio, in cui mi cimento, quindi primi test, per cui vabbè, ci sta che insomma vadano assolutamente messi a punto. Vi faccio vedere molto velocemente anche l'interno del robot di Alessandro, che è decisamente più complicato, perché comunque vedete appunto ha 6 ruote, quindi con 6 motori, per cui qua ovviamente andiamo ad aumentare notevolmente il peso. Abbiamo 3 batterie grosse più 2 pacchi di batterie più piccoline, perché ovviamente mi si deve andare a alimentare, diciamo, il tutto, sia per quanto riguarda l'arma principale sia per quanto riguarda per l'appunto i motori. Questo robot secondo me potrebbe essere bello cazzuto. Devo solo mettere a punto il sistema di movimento, e una volta che lo faccio potrei anche pensare a dei cingoli effettivamente, che forse sono anche un po' più adatti rispetto a questo. Però vabbè, adesso ci penso un attimo e poi eventualmente farò un po' di test, un po' di prove, e successivamente vi farò vedere per l'appunto le varie modifiche man mano che le faccio. Comunque ragazzi, detto questo, io vi ricordo come sempre di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino Gazza di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!